Attenzione, questo video potrebbe contenere storia, pertanto potrebbe indignare un pubblico non intelligente. È il 20 aprile del 2022, pochi giorni fa, e la Corte di Londra ordina l'estradizione negli USA di Julian Assange. L'udienza è breve, appena 7 minuti. 7 minuti per decidere il destino di un uomo in una storia turbolenta che va avanti da anni e che è, a tutti gli effetti, una vergogna per tutti noi. Julian Assange non è presente in aula, ma è collegato in videoconferenza e ascolta il suo destino dal carcere londinese di Belmarsh, dove è ormai da già 3 anni, carcere che viene definito la Guantanamo londinese. Non trovate anche voi che sia un'odiosa ironia della sorte che la figura di Assange torni così preponderante proprio in questi giorni? Proprio in questo periodo dove il ruolo del giornalismo è così controverso, proprio sullo scenario della guerra che stiamo vivendo. Questa odiosa ironia non ha fatto altro che rendere questo personaggio ai miei occhi ancora più simbolico. Ma per capire quanto odiosa sia questa ironia, la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è: chi è Assange? Julian Assange nasce il 3 luglio del 1971. È un giornalista, programmatore ed attivista australiano, cofondatore e caporedattore di Wikileaks. Wikileaks è un'associazione senza scopo di lucro che si pone come obiettivo quello di raccogliere in modo totalmente anonimo documenti coperti da segreto di Stato, segreto militare, segreto bancario e industriale. Un sito che raccoglie materiale inviato da ogni parte del mondo, materiale che viene valutato nella sua veridicità e poi pubblicato. Per la prima volta comuni cittadini possono avere accesso quindi a documenti segretissimi, qualcosa che fa tremare molto i regimi autoritari, ma che fa tremare molto di più le cosiddette democrazie. E tutta la storia di Assange è proprio una conferma di questa cosa. Il calvario di Assange sarà molto lungo e affonderà le sue radici già nel lontano 2007. È proprio in quell'anno, infatti, che Wikileaks pubblica documenti relativi a Guantanamo, struttura detentiva di massima sicurezza statunitense situata a Cuba. Struttura nota a tutta l'opinione pubblica mondiale proprio per le continue violazioni sulla Convenzione di Ginevra riguardo i prigionieri di guerra, aperta ufficialmente nel 2002 dal governo statunitense con George W. Bush, destinato alla detenzione di prigionieri catturati in Afghanistan e Pakistan. Wikileaks rende pubblica quindi nel 2007 la condizione di continue torture fisiche e psicologiche ai danni dei prigionieri. Figura ignobile per i democraticissimi Stati Uniti. A salvare capre e cavoli agli occhi dell'opinione pubblica mondiale ci pensa Rumsfeld. Di questo personaggio ne abbiamo già parlato in un altro video. Uno dei falchi, l'uomo che sussurra all'orecchio di Bush. Uno di quelli, insomma, che partecipò alla fabbricazione a tavolino delle prove inconfutabili che Saddam stesse creando armi di distruzione di massa che poi non sono mai esistite. E per salvare la faccia degli Stati Uniti sulla situazione di Guantanamo dice: ma il 93% dei detenuti è da considerarsi combattente nemico, quindi non è che gli si può usare il privilegio del prigioniero politico così come stabilito dalla Convenzione di Ginevra. Quindi tutto a posto, so combattenti nemici se possono torturare. Mettiamoci pure un aiutino dei media, la carta stampata che fa sparire la parola tortura e la sostituisce con interrogatorio potenziato, che c'ha tutto un altro fascino, no? Ed ecco lì che nel giro di poco, come se fosse successo niente. Ma è solo nel 2010 che Wikileaks diventa veramente pericolosa. Entra nel mirino dell'intelligence. Assange diventa un divulgatore di menzogne, un hacker da 4 soldi, un pazzo non attendibile. E quel momento è il 5 aprile del 2010. In questa data Wikileaks pubblica il video Collateral Murder. Ecco, noi possiamo farvi vedere soltanto i frame in cui non succede praticamente niente, perché quelli dove invece succede tutto potrebbero urtare gli standard della community e quindi la verità potrebbe far male a qualcuno. Possiamo descrivervi quello che succede in queste immagini. In queste immagini si assiste all'uccisione di circa 18 civili iracheni. L'elicottero americano comincia a sparare sui civili. Si sentono addirittura le risatine dei soldati americani nelle registrazioni, e questo sì che possiamo farvelo vedere. Yeah, look at that, right through the windshield.
Oggi, se volete fare una ricerca, si parlerà infatti di civili scambiati per militari, quasi accidentalmente. Certo, in un contesto di guerra errare può essere anche umano, ma quello che non ci pare umano è la spiegazione che diede il Pentagono. Il Pentagono corre subito dicendo che c'era un combattimento in corso. Nei video i civili stanno camminando, nessun combattimento sta avvenendo in quel frangente. Perché un conto potrebbe essere scambiare dei civili per militari in un contesto di guerra in cui non ci si sta capendo niente. Un conto è scambiarli mentre questi stanno camminando da soli. A fornire questo video è Chelsea Manning, ex soldato statunitense che rispondeva al nome di Bradley Manning prima della sua transizione. Oltre questo fornì altri video che la dicevano lunga sulla condotta morale di molti soldati americani. Fu condannato a 35 anni di carcere. Manco a dirlo, a seguito di queste pubblicazioni vi lascio immaginare la mole di me che è piovuta addosso ad Assange. Assange, pochi mesi dopo, risponde con la pubblicazione di altri documenti. È il 25 luglio 2010. 91.731 documenti relativi stavolta alla guerra in Afghanistan. Una raccolta di documenti che va dal gennaio 2004 al dicembre 2009. Si mette in luce l'uccisione di civili da parte di truppe irachene e britanniche. Il sostegno economico da parte del Pakistan e dell'Iran alle forze talebane. E si fa luce su cosa è stata la Task Force 373. Qualcosa che nei giornali non era mai stata neanche nominata. La Task Force 373 è un comando militare congiunto attivo proprio in Afghanistan. È proprio con WikiLeaks che si saprà per la prima volta dell'esistenza di questo comando. E si saprà anche che proprio questo comando è responsabile dell'uccisione di alcuni bambini in circostanze non ben precisate e che non saranno mai precisate. Non è un caso che dopo quest'ennesimo colpo alla buona faccia degli americani, il segretario di Stato Mike Pompeo comincerà a parlare di strani intrallazzi tra WikiLeaks e la Russia. E te pareva? Sia mai che qualcuno si possa scordare che la Russia va comunque odiata in maniera diretta o indiretta, fa niente. Comunque, fatto sta che dopo questo ennesimo colpo il cerchio intorno ad Assange si stringe sempre di più. Adesso comincia una sorta di embargo finanziario. Amazon nega i server a WikiLeaks, però a distanza di anni venderanno le felpe del battaglione Azov, per di la morale di Amazon. Vabbè. PayPal negherà la possibilità di poter finanziare WikiLeaks. Lo scopo è quello di annientare non solo moralmente, ma adesso anche economicamente Assange. Ma Assange non si mette paura e arriviamo al 26 novembre del 2010, quando esce Cablegate. Più di 251.000 documenti confidenziali tra 274 ambasciate americane. Informazioni di comportamenti pubblici e privati dei più importanti capi di Stato mondiali. Rapporti tra USA ed Estremo Oriente. Documenti che provano come l'Arabia Saudita sia tra i maggiori finanziatori di Al-Qaeda e che gettano più di un'ombra sui rapporti tra Arabia Saudita e americani. Ci sono perfino informazioni su Berlusconi, che a quei tempi ci avevamo messo lui. Le informazioni che tutti sappiamo legate proprio alle sue passioni terrene, no? Informazioni su Putin, informazioni su Sarkozy, su Gheddafi. Ma l'Italia c'ha sempre un ruolo privilegiato. In questi documenti, infatti, si dice che l'Italia è una democrazia a guinzaglio corto. E si fa grande vanto di come gli americani praticamente decidano il bello e il cattivo tempo anche qua da noi. E certo, dopo questo, Assange ha definitivamente rotto le palle. Bisogna farglielo capire e bisogna alzare il tiro. E così comincia il calvario di Julian Assange. Passano a malapena 2 mesi dal Cablegate, siamo nel dicembre del 2010 e viene arrestato a Londra dopo che è stato emesso un mandato di cattura internazionale dal tribunale svedese per Julian Assange con l'accusa di molestie sessuali e stupro. Verrà rilasciato pochissimo dopo. Ma ormai Stati Uniti e Gran Bretagna si sono messi in testa di fare questa caccia all'uomo. Si arriva così al 2012, anno in cui troverà asilo politico all'interno dell'ambasciata ecuadoregna a Londra. E finché il presidente dell'Ecuador è Rafael Correa, Assange è a tutti gli effetti un rifugiato politico. Dal 2012 Assange conduce il The World Tomorrow Talk Show,
prima dalla sua abitazione, dove erano gli arresti domiciliari, poi appunto dall'ambasciata ecuadoregna. Continuerà ad essere così straordinariamente attivo, in gabbia ma ancora libero. E nel 2016 colpirà ancora, durante la corsa alla presidenza che vedeva come antagonisti politici Hillary Clinton e Donald Trump, pubblica più di 2000 mail confidenziali della Clinton. All'interno di queste mail, la Clinton diceva di non essere proprio vicina agli ideali della medio borghesia. Faceva infatti enorme vanto di tutti i risultati economici ottenuti tra lei e il marito, restituendo l'immagine del Dem al caviale. Paro a quello che sta anche qua in Italia. Insomma, non proprio una bella pubblicità. Tant'è che infatti, quando vince Trump, apriti cielo, era stata palesemente colpa d'Assange, non dei legami tra la Clinton e Wall Street. De lui che l'ha detti. Si tirerà in questa situazione di capro espiatorio fino al 2019, quando al governo ecuadoreno decade Rafael Correa e arriva Lenin Moreno, un filo statunitense. Manco a dirlo, Assange non è più un rifugiato politico, tant'è che dopo aver circondato l'ambasciata ecuadorena alla fine lo arrestano e lo portano alla prigione di Belmarsh, da dove la nostra storia ha preso inizio, da quei 7 minuti di udienza che stanno per decidere le sorti del suo destino. Il destino di una storia complicata e al tempo stesso assurda. Una storia che nasconde tutta l'ipocrisia della democrazia occidentale. Perché siamo nettamente meglio dei regimi autoritari. Noi le persone scomode non le eliminiamo fisicamente. Noi le infanghiamo, le isoliamo. Prima gli tocchiamo la libertà di parola e poi gli tocchiamo il portafoglio. Se non basta, li lanciamo nelle via crucis legali, li incarceriamo, fino a che o non commettono gesti estremi, o si spengono. Questa sì che è democrazia e questa sì che è libertà di espressione. Ma oltre questo, la cosa in assoluto più disgustosa che vedo ruotare intorno al nome di Julian Assange è l'atteggiamento di una certa intelligenza di sinistra. Un'intelligenza che prima si riempie la bocca con il nome di Assange, ci fa i post, gli articoli, i murales, mai a gratis, sia chiaro. E poi, soprattutto nell'ultimo periodo, si comporta esattamente come i persecutori di Assange. Quello che stanno facendo, ad esempio, con Giorgio Bianchi. Perché anche nella situazione del conflitto in Ucraina, o gli dici quello che si vogliono sentir dire, o dici cose che non pestano i piedi a nessuno, oppure l'iter è lo stesso. Prima vieni ridicolizzato, poi vieni silenziato e poi, chissà. E più sarai tenace nell'andare avanti, e più le tue informazioni saranno importanti, e peggio sarà il tuo trattamento. Assange per me quindi è simbolico, perché è doppiamente vittima. È vittima dei poteri politici, ma anche vittima dell'ipocrisia vomitevole di cui abbiamo testimonianza tutti i giorni. Vittima della retorica, vittima della doppia morale, vittima di chi agisce male e parla bene per pulirsi la faccia. Vittima insieme al giornalismo, quello vero, in cui l'informazione non è più l'intento principale, ma soltanto la piaggeria da salotto. Ecco, Assange rappresenta molto per me. Per tutti quelli come me che in piccola o grande scala provano a portare avanti dei contenuti, a raccontarvi delle verità. Saranno verità spesso scomode, orribili, fastidiose. Verità insopportabili, proprio come è spesso la verità. A tutti voi, ben pensanti ipocriti, in queste storie non sarete mai gli Assange di turno. Al massimo potete vivere luce riflessa, al massimo potete essere i sabotatori, gli hater, gli ascoltatori passivi della narrazione. E questa differenza a noi ci basta. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube o seguimi su questi altri social. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, puoi anche fare una donazione, un semplice caffè al link PayPal che trovi qua. Per te magari non significa niente, ma per me significherebbe tantissimo. Grazie, alla prossima. Ciao ciao!